le grandi sorprese di questo inizio stagione, due squadre che possono dire la loro fino in fondo. Forza Spagna e Real Madrid risponde subito il gol della fantastica di Paolo, ma la risposta con la loro rete scoperta il gol da parte Giordano per un 1-1 della salva il portiere avversario, poi di nuovo Real Patria trascinato dal suo capitano Giordano, l'assist per Camardo e Jesus, il sorpasso degli ospiti 1-2. Ci pensa nuovamente però il Futsal Sbarra a riproiettarsi in avanti, ma deve far fronte alle ripartenze del Real Patria, qui vicinissimo al gol dell'1-3, palo clamoroso colpito e di nuovo Real Patria, l'uscita spericolata, si salva la difesa locale, ancora Futsal Sbarra, botta e risposta, partita davvero molto equilibrata, il gran gol del 2-2 targato Iliano per i padroni di casa, ma sull'altra sponda altra opportunità per il Real Patria con il portiere locale che deve sventare la minaccia, attenzione al sinistro, all'incrocio dei pali di Trapanese per il vantaggio del Futsal Sbarra, non ci sta il Real Patria, prova a reagire, qui va vicinissimo al 3-3 di nuovo con il suo capitano pericoloso il numero 4 Giordano che sfiora il gol sull'altra sponda, Futsal Sbarra il destro, il tuffo dell'estremo difensore buono e poi di nuovo il gol del 4-2 targato Belfiore, con le immagini siamo al secondo tempo ed è un'altra partita perché arriva la rete del 5-2 di Esposito, quella che taglia un po' le gambe agli ospiti che comunque non demordono, provano a reagire con Camarda, poi il calcio di punizione del Futsal Sbarra, la parata di Buono davvero bravissimo tra i pali il portiere del Real Patria, ma su questa splendida incursione va a fallire un gol clamoroso il Futsal Sbarra, altro palo colpito, altro montante con gli ampi spazi lasciati dal Real Patria, altra opportunità qui fallita da Iliano, insiste il Futsal Sbarra, vuole chiudere la partita, colpisce l'esterno della rete su questa conclusione, poi ripartenza, attenzione con il piatto preciso di Masullo, il gol del 6-2, nel finale arriva anche quello del 7-2 di Castaldo, quello che chiude praticamente la partita, una partita segnata da un grande secondo tempo del Futsal Sbarra con il Real Patria che comunque nonostante la sconfitta esce a testa alta. Sia in fase difensiva che in fase offensiva, comunque avere 15-20 palle gol limpide e non fare gol è positivo.